Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Multe per i clienti delle prostitute. Questa settimana i deputati francesi hanno adottato in maniera definitiva una nuova legge sulla prostituzione che impone multe salatissime, fino a 3.750 euro in caso di recidiva ai clienti delle lucciole. Secondo il governo francese, infatti, la penalizzazione dei clienti servirà a reprimere la prostituzione. È d'accordo? Può effettivamente servire? Io sono d'accordo perché comunque con queste sanzioni si avrà più pulizia nelle strade, ci saranno meno problemi, meno rischi per la viabilità, che queste persone comunque alla notte creano problemi, casini, rumori, disturbi per le persone. Io sono pienamente d'accordo che comunque questi clienti vengano sanzionati, così almeno questo problema finirà. Sì, penso che se è illegale la prostituzione, non vedo perché uno che ci va non debba essere sanzionato comunque dalla multa. Perché se è illegale però lo fanno lo stesso, se uno sa che si prende la multa, se viene scoperto comunque più potrebbe diminuire, sicuramente. Sì, probabilmente sì, potrebbe funzionare, anche se non basta fare multare, ma anche far sparire dai marciapiedi, probabilmente. Qualcuno però fa notare che ora la situazione delle prostitute in Francia sarà ancora più pericolosa perché saranno costrette ad esercitare in condizioni più difficili e precarie, in luoghi più isolati per evitare che i loro clienti vengano multati. Cosa ne pensa? Io sono su questo sono d'accordo, però si adottano leggi perché queste persone possono esercitare il suo lavoro e paghino le tasse come le pagano tutte le altre persone normali di questo mondo. Se per loro questo è un lavoro, anche loro dovranno pagare le tasse come tutti gli altri. Io sono dell'opinione che la polizia in generale sappia dove si mettono queste lucciole, quindi nel momento in cui vogliono bloccare, eliminare il problema, lo fanno il giorno stesso. Perché non lo fanno? Non ho idea. Chi è a favore della nuova legge sostiene che finalmente le prostitute vengono riconosciute come vittime e non come delinquenti. È d'accordo con questa affermazione? Vittime non lo so, alla fine sanno quello che fanno. Non pensino tutte obbligate o altro. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.